Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questo appuntamento con la mia rubrica tutorial dedicata, ai calibri che hanno fatto la storia della caccia e, questo è un appuntamento dedicato a due calibri europei molto efficienti, che hanno avuto una grande diffusione e ancora, non conoscono stop al loro successo. Si tratta del 9,3x62 mm, detto anche Mauser, e dopo vi spiego perché, è il 9,3x74 Rimed. Allora, partiamo con il 9,3x62. Vi ho detto Mauser, chiamato anche Mauser, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, perché il 9,3x62 mm nasce nel 1905 a Berlino, studiato e progettato da un famoso costruttore di armi custom che si chiamava Otto Bock. E Otto Bock studia questo calibro per supportare l'impresa coloniale germanica nell'Africa e per dare ai coloni tedeschi un'arma con cui difendersi dagli animali pericolosi, un'arma e un calibro ovviamente in grado di fare carne quando ce n'è bisogno, insomma di supportare da un punto di vista venatorio e di difesa personale i coloni tedeschi nell'Africa orientale. Però per far questo, per realizzare questo, capisce subito che è necessario porre questo calibro in armi economiche, perché non può diventare un'arma, diciamo, un'arma e un calibro per l'elite, altrimenti non lo avrebbe venduto e lo spirito era completamente diverso. Quindi segue il suo spirito, che vi ho spiegato poc'anzi, e quindi decide di camerarlo nelle azioni Mauser 98, che sono a poco prezzo perché Mauser sta già da anni costruendo questa azione che è economica, che è affidabilissima, robustissima e che non ha problemi di estrazione, eccetera. Quindi comincia a costruire armi in stile Mauser 98, camerandole con questo calibro. Ecco, qui devo dirvi una cosa. Molti asseriscono, sbagliando, che il 9,3x62 era la risposta tedesca al 3,75 Holland & Holland. Questa è una bischerata, perché il 3,75 Holland & Holland nasce in Inghilterra, a Londra nel 1912, e che quindi è l'esatto contrario. È Holland & Holland che ha visto l'enorme successo che ha avuto il 9,3x62 nell'Africa orientale e naturalmente per una questione di prestigio inizia a progettare un calibro leggermente più potente, più efficiente e ci riesce la Holland & Holland. Però lo camera in due tipi di azioni, cioè, o meglio, li camera sulla stessa azione che è sempre il Mauser 98 principalmente, ma con due configurazioni diverse, una economica ovviamente per far concorrenza al 9,3x62 e una un po' più fine come stile noblesse oblige della Holland & Holland. E naturalmente anche Rigby, anche Wesley Richards daranno un occhio particolare a tutti e due i calibri e li offriranno per tutti e due i mercati, seppur ovviamente si rivolgeranno a quei tedeschi dell'Africa orientale che disponevano di soldi, ovviamente, da poter spendere in armi un po' più fini. Ma io vi ho spiegato che è Holland & Holland che fa concorrenza a Otto Bock e in generale alla Mauser col suo 3 e non il contrario. D'accordo? E poi ci sarà un'altra cosa, sempre allo stesso riguardo, che vi dirò fra poco. Il 9,3x62 è un calibro molto efficiente, molto equilibrato, che non genera pressioni eccessive, che diciamo ha nel suo spirito il concetto di lenta e pesante, relativamente lenta, perché la sua palla da 286 grani già viaggia a una certa velocità. D'accordo? Però
è una palla che non si ferma tanto facilmente, quindi ha una grande penetrazione. Naturalmente per quei tempi non esistevano, diciamo, i proiettili che esistono oggi, esistevano o delle soft point o delle blindate, ma erano costruiti abbastanza bene, per cui la cessione dell'energia nelle soft point era sempre garantita e questo consentiva di difendersi bene, soprattutto dai leoni, perché quello era il problema, di buttare giù i bufali. Quindi di far carne e di difendersi. Questo, poi con le palle blindate si può permettere il lusso, di abbattere qualsiasi tipo di elefante, di foresta o di savana che sia. Quindi, ci sono molte aziende che producono cartucce molto famose, in Inghilterra la Kynoch, ma nella casa, diciamo, nella sua patria, la Germania, c'è già RWS, che poi ci saranno anche case europee come la Norma, d'accordo, poi successivamente la Partizan, eccetera, eccetera, la Lapua, che ci credono in questa cartuccia, in questo calibro, e quindi producono delle ottime cartucce, molto affidabili. Ma il grande successo del 9.3 credo sia anche il fatto che generando poca pressione, la sua estrazione, l'estrazione della cartuccia e il successivo ricaricamento della successiva, appunto, cartuccia in camera di scoppio lo rendono affidabile, soprattutto tra i cacciatori che vanno a fare avorio. Fra questi sicuramente uno dei più famosi è stato Rushby, che hanno utilizzato con grande successo il 93x62. Ed è un successo quello del 93x62 che ha visto negli ultimi tempi un rifiorire in Europa per la caccia imbattuta al cinghiale. Che la cosa, come ho già detto, per il 338 sia eccessiva o non eccessiva, questo non sta a me dirlo. Se devo esprimere un'opinione io sul cinghiale in battuta, io utilizzo il 308, dopo aver utilizzato di tutto di più per ragioni professionali, per i migliaia di test che ho fatto per la rivista Diana e per tante altre riviste, per i canali televisivi per i quali ho lavorato e continuo a lavorare tuttora oggi con Wild Hunters, che è di mia proprietà, però lo trovo eccessivo. Perché? Perché in Africa l'ho usato per 8 anni, d'accordo? E ho visto che cosa fa ad animali che sono 5, 6, 7, 8 volte più grossi, del più grosso dei cinghiali. E quindi, ripeto, il problema è che o si utilizzano palle come le 225 grani dell'RWS e le DK, che sono più veloci ma sufficientemente robuste da resistere all'impatto anche con le ossa e che hanno una grande penetrazione e grande cessione di energia, perché con le 286 grani vi posso garantire che si passa l'animale, ma il 70% dell'energia di cui dispone quel proiettile viene scaricata in terra o su un albero, quindi dopo aver passato l'animale. E questo lo trovo una cosa assurda, però ognuno ha le sue teorie, per carità, non voglio fare discussioni inutili, inutili, però il 93x62 è nato per altre cose e rimane per altre cose, d'accordo? Perché lì è tutto eccessivo, il costo della cartuccia è eccessivo per andare in battuta al cinghiale. Il peso dell'arma, che è ovviamente adeguato a quel calibro, poi oggi si costruiscono delle carabine semiautomatiche in 9.3x62 con canne da 51 centimetri, quando non da 47, che pesano 3,1 kg. Siamo veramente all'assurdo, all'assurdo. Comunque, il 9.3x62 oggi come oggi dispone di cartucce altamente performanti, che addirittura, come l'Accubond o la Nosler Partition da 250 grani, che consentono anche un tiro di caccia a, non dico lunga distanza, ma insomma a distanze ragguardevoli, con grande precisione e con un'efficienza a livello di balistica terminale spaventosa. Quindi un calibro che, se portato all'estero, dove ci sono da fare dei tiri
anche a lunga distanza, come per esempio in certi luoghi del Nord America per fare gli orsi o l'elco o il moose. D'accordo? E a volte succede di dover fare dei tiri lunghi col 9,3 per 62, ci si trova a ben partito. E qui naturalmente per il cervo in Africa viene utilizzato normalmente per tiri anche nel veld o in Namibia, dove la savana è molto aperta e ci sono animali importanti di grande peso come l'eland, come le giraffe, eccetera, le zebre, quindi fa il suo grandissimo dovere con un livello di rinculo che è leggermente inferiore rispetto al 338 Winchester Magnum, almeno come sensazione sulla spalla. Quindi un calibro eccellente. E vi volevo dire un'ultima cosa: perché viene chiamato negli Stati Uniti 9,3x62 Mauser, che non è Mauser, sarebbe al limite Otto Block che l'ha inventato, ma perché veniva camerato su azioni Mauser, e quindi è per questo. Poi c'è un'altra cosa. Adesso passiamo al 9,3x74 Rimmed, che è un calibro che viene concepito invece per essere camerato nei basculanti, quindi soprattutto in Express, soprattutto in Express giustapposti, poi più recentemente anche nei sovrapposti Express. È un calibro lento e pesante, quindi molto preciso, che genera un livello di pressione molto basso, quindi garantisce l'estrazione. E viene, attenzione, viene concepito 5 anni prima del 9,3x62. Quindi non è vero che è la controparte Rimmed del 9,3x62, non lo può essere perché è nato prima. Casomai si potrebbe ipotizzare che Otto Block si possa essere ispirato al 9,3x74R che è nato in Germania. Non se ne conosce esattamente la fonte, cioè non si sa bene chi sia stato ad inventarlo, ma era un calibro che fu concepito in Germania per essere portato dai coloni su armi, appunto, giustapposti Express, per gli stessi motivi che abbiamo visto per il 9,3x62, però aveva un problema, che quelle armi costano. E quindi Otto Block si rende conto che il 9,3x74R è un buon calibro, un ottimo calibro, però viene camerato su armi costose e che quindi ne frenano i costi, ne frenano la diffusione. Ma i coloni tedeschi avevano bisogno di un calibro grosso. È per questo che sicuramente Otto Block dice: ok, il 9,3 come diametro è buono, già si costruiscono palle, proiettili per quel calibro, quindi io sfrutto la costruzione dei proiettili e ci faccio sopra un calibro che sia invece camerabile in azioni più con più colpi, per avere più colpi, prima di tutto, azioni più armi più leggere, più precise, ovviamente, e più economiche soprattutto. Quindi non è vero il contrario di quanti dicono, d'accordo? Il 9,3x74R è ancora un calibro che rispetto al 9,3x62 vi dico subito che dispone di un 10% in meno di energia. Quindi è una traiettoria quindi meno tesa e purtroppo in questo calibro c'è stata solo una mandata di Horna di qualche anno fa che lo camerava, costruiva cartucce con le Nosler Partition anche da 250 grani, quindi dispone di munizionamenti quantitativamente molto più ridotti del 9,3x62. Però è un calibro che in caccia al cinghiale, in battuta, chi ama per esempio il giustapposto, il sovrapposto Express, è un calibro molto preciso, per quanto la precisione dipende molto dal costruttore e soprattutto dall'accoppiamento delle canne, quindi poi l'azzeramento non è così facile, va bene, ma in ogni caso è un calibro molto efficiente e che può essere adatto molto bene alla battuta, al cinghiale, anche se effettivamente magari con un 8
7x57 JRS, d'accordo, o addirittura un 7x65R, poi alla fine si è un attimino più leggeri, costano meno le cartucce, sono molto più efficienti come cessione dell'energia, perché anche lì il 9x3x74R era un calibro che veniva utilizzato per la caccia all'elefante e con grande successo anche, d'accordo, non da tantissimi cacciatori, perché i cacciatori d'avorio preferivano altri calibri e altre cose, però dobbiamo dire che la sua efficienza nella caccia grossa in Africa era indiscutibile, d'accordo. Però il suo successo ovviamente è stato limitato proprio per il fatto che viene camerato su armi, anche armi oggi che potete trovare a poco prezzo o a relativamente poco prezzo, per esempio ci sono i Redolfi, ci sono i Sabatti, che vi propongono armi anche standard, anche diciamo a prezzi se non proprio popolari, ma insomma a prezzi accessibili, non certo come allora avveniva con armi che allora erano fini e se le potevano permettere in pochi, come la caccia all'elefante d'altra parte, d'accordo? Allora, spero di avervi fatto cosa utile, questi due fantastici calibri europei. Ci vediamo presto per nuovi appuntamenti su altri calibri sulla mia rubrica tutorial, naturalmente su Wild Hunters. A prestissimo.